Giulia Capraro, una giovane di 18 anni morta tragicamente in un incidente stradale il 12 giugno a Marino, sarà commemorata con i funerali che si terranno il prossimo sabato 24 giugno presso la cattedrale di San Pancrazio, martire ad Albano Laziale. Giulia era a bordo di un'auto con altri coetanei quando si è verificato l'incidente. Purtroppo non è stato possibile salvarle la vita. La giovane viveva a Marino e frequentava il quarto anno del liceo Ugo Foscolo di Albano. La sera dell'incidente si stava dirigendo con alcuni amici a una festa per celebrare la fine dell'anno scolastico in un ristorante a Castel Gandolfo nei Castelli Romani. Purtroppo non sono mai arrivati alla festa. L'auto coinvolta nell'incidente era una Renault Clio e viaggiavano anche altri due giovani. Le cause esatte dell'incidente sono ancora sconosciute e oggetto di indagine. L'auto di Giulia è entrata in collisione con l'Audi Q5 guidata da un uomo di circa 50 anni lungo il viale Bruno Buozzi a Marino. Giulia è morta all'istante, mentre gli altri due ragazzi a bordo dell'auto sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche. Il conducente della Clio è stato sottoposto ai test di alcol e droga nel sangue. Risultati negativi.